L'agroalimentare italiano tiene sui mercati esteri anche in un anno segnato dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica. È quanto emerge dal rapporto del CREA Politiche e Bioeconomia. Nel 2020, da un lato, le importazioni segnano un calo del 4,7%, nettamente più contenuto rispetto a quello dell'import totale. Dall'altro, le esportazioni registrano addirittura un incremento dell'1,3%. Dopo il pareggio raggiunto nel 2019, la bilancia agroalimentare diventa positiva, facendo segnare un incremento di 2,6 miliardi. Il cambio di segno è un risultato di assoluto rilievo, considerando che 5 anni fa il deficit raggiungeva i 5 miliardi. La macchina turistica rimette in moto gli ingranaggi. Quest'anno si metterà in viaggio il 54,5% della popolazione italiana contro il 57,1% del 2019. È la fotografia attuale del movimento dei vacanzieri per l'estate 2021, rilevata dall'indagine di Federalberghi con il supporto tecnico dell'istituto ACS Marketing Solution. Gli italiani ricominceranno a fare vacanza, riprendendo timidamente uno standard simile al periodo pre-Covid. Non tradiranno la preferenza per le località di mare. Viaggeranno principalmente in Italia, preferendo l'auto come mezzo di trasporto. Privilegeranno l'albergo come sistemazione per le ferie, non rinunceranno a serate al ristorante o in casa di amici, ma si terranno alla larga dalle notti in discoteca per paura dei contagi. La Commissione europea ha selezionato 11 nuovi progetti del valore di 120 milioni per sostenere e consentire attività di ricerca urgenti sul coronavirus e le sue varianti. Il finanziamento rientra tra le numerose azioni intraprese per combattere il Covid. Agli 11 progetti selezionati partecipano 312 equip di 40 paesi, di cui 38 provenienti da 23 paesi al di fuori dell'Unione europea. Maria Gabriel, commissaria per l'innovazione, sottolinea che si stanno intensificando le attività di ricerca per affrontare le sfide e le minacce che le varianti del coronavirus rappresentano. Sarà possibile per i contribuenti andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare la propria posizione debitoria. Rammentiamo a questo proposito che il decreto sostegni bis ha cancellato tutte le cartelle esattoriali fino a 5.000 euro che vanno dall'anno 2000 all'anno 2010. Pertanto consigliamo tutti quanti, prima di effettuare un pagamento, di andare a fare una verifica sul sito stesso.